Sul
Scorreggi, faccio questo, mano in mano, lo spingo in là e lo tiro verso l'alto perché lo devo far alzare, ma secondo me lo faccio stimare con il braccio. Faccio questo, lo spingo, alzo qua, mentre sgrimo, vado a posizionare lateralmente. Qua. Ok, torno, attuato. Parto qua,
vado a fare lo sinistra che la gamba perché c'è la possibilità, vedi? Se io invece vado, lo chiudo, vedi? Diventa più difficile, come se tu sto per tornare. Quindi quando vado alla spalla in posizione, anche se lui si risale, invece a stare dritto, io qua lo vado a cercare, quindi, sto qua. E vado alla spalla. Vedete che succede? Io sto qua con lui, come muovo, lo sto tenendo qua perché lui sta piantato qua, non si vuole. Che cosa vado a fare? Lo vado a spingere e si vede, perché io qua se stiamo a terra non ho lo spazio per la strada di seduta. Quindi che faccio? Lo scaccio e mi vado a sedere. Adesso sono seduto. Lui sta tutto basso, ma non è un problema, perché io qua mi tolgo l'appoggio, vedi? Vado alla spalla, vedi, lo porto qua. Se lui sta più alto, che la classe è qua, io vado stendo, giusto? Lui qua sta appoggiato a me, devo stendere, se lui rimane in questo modo, già ce l'ho, chiudo e vado. Logicamente, quando fate questo, la persona cercherà di alzarsi, ok? Magari siete qua, magari detto che sta in questo modo. Qua non potete rimanere qua. Dovete andare su, in questo caso vi alzate per andare a cercare lo esgrima, vedete che attaccate a lui, vedi, mettete il laterale, cominciate alla spalla. Hai capito cosa sto cercando di dirti? Che se lui sta qua e mi mette il peso addosso, lui sta già nella posizione che mi serve a me per la spalla, però io non ci sto perché io qua sono sdraiato, quindi devo usare le gambe. Io vi sto facendo vedere perché io la faccio sempre con la presa sotto, però poi volendo potete spingerlo e cercare la presa sotto, potete fare anche questo, vedi, qua vedi, lo spingo e vado per la spalla, quindi qua già parte della posizione che serve a me, però io sono sdraiato, quindi io uso le gambe per andare un po' a sedere e partire di qualche secondo. Quell'altro invece che dico che lui sta qua e comincia ad andare lontano, stai dritto qua, devo cercare una qualche seduta, qua sono io che devo andare a sedere o qua, per andare a cercare la seduta. Vede? Il momento va sempre lo stesso, chiudo, la gamba esce e spinge, non so camminare. Con la gamba di raso, questo è un gancio. Un gancio non deve scacciare, questo solleva leggermente questo e poi quello che fa tutto è questa gamba qua, questo per andare poi a cercare la spalla, ok? Quindi adesso fate questo lavoro qua, questo pezzato qua, vedete, uno lo sotto come paragone, partite pure da qua, ok? Da sotto proprio come venuto, fate questo lavoro con le gambe, lui rimane in questo modo. Uno e due, già piene di gomito. Che faccio? Scaccio e andate a mettermi seduto. Adesso questo è sempre attivo. Adesso esce la gamba qua, questo solleva leggermente e comincia a camminare. Ok? Invece se lui da qua, con questo colore, comincia ad alzarsi, prendete, fare qualsiasi ripresa, anche questo. Io a cercarlo questa volta, lui si è alzato, quindi io vado verso di lui, e comincio a sbagliare. Ok? Proviamo? Vai, vado come ti posso. Thank you.
esatto, quindi si deve pensare, ma poi comincia a dare uno scroll, guarda lo scroll a fare questo, quindi tende a stenderti la gamba. Se tu fai questo, adesso per esempio vai a scacciare quando lui comincia a fare, continua a dare scroll e a fare un passaggio, ti trovi a vedere che lo passo da strada anche in questo modo, perché la gamba è stesa e non ha più forza. La gamba per essere forte, la legnaccia deve stare il più alta possibile. Quindi che cosa fate qua? Dovete vedere qua il gancio, quello dovete stare in questo modo. Il gancio è il gancio, questo. Vedete? Quando lui comincia a fare quello che abbiamo la parte, però, vediamo, magari faccio come? Fai scrollare, non riesce. Comincio. Quindi qual è il movimento che faccio io? Sono qua più lui. Giro, quando lo vado a caricare, non lo raspo da qua, non vado a scacciare da qua, faccio questo. Me lo carico e vado, ok? Come se andassi a dare una ginocchiata più facile, quindi me lo carico, che quello che tenderà a fare lui sarà, quando vorresti anche caricato, tenderà a fare questo, voi mi permettete che lo caricate, ok? Quindi io sto qua, quello che non sto prendendo la spalla, il braccio, ok? Chiudo, vado a cominciare a spalla, quante che sta facendo lui? Questo, vedi qual è, vedi questa, questo va fatto, questo comincio, lo carico, perché se lui fa quello, io comincio a continuo con la gamba tesa, uno ti andare a scrollare, non basta, io qua, punto, mi vedi questo, e qua con lui, comincio a farlo, punto, vedi,
Ah, sì. 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 Ah, sì.
devi usare tecniche, ok? La tecnica è importante, tutti i passi che questo non è. Io sono qua, era stato sempre esattamente questo, ma adesso qua, mi tolgo, qua con lui, mi aggancio, che cosa devo fare? Devo iniziare a spalle, devo togliere questo appoggio, ma soprattutto lui non può rimanere in questo modo, non può rimanere in questo modo, ma qua, questo. La sua scatola, lui deve stare storto, questa mano lo tiro verso di me, qua, mi appoggio e cominciare a spalle. Quindi come so che qua non ha più postura, qua pure che lui fa lo scopo del cuore, adesso se io lo faccio in questo modo, così, facendolo stare dritto, a parte lui ha più postura più basso, adesso fa lo scopo è molto più forte qua, se io faccio questo, chiuso già qua, può fare lo scopo, guarda questa storia, non riesce a correre il peso, e io qua vedi lo che applico e comincio a spalle. Quindi concentratevi non solo sulle gambe ma anche sulla postura, ok? Io sto volendo fare questa presa qua, ma la presa può essere questa, se lui sta molto dritto può essere questo, ok? Può essere questo, può essere questo. Ma questo non cambia mai, ok? Questo qua non cambia, deve essere sempre tirato, anche se non vi dà il polso e la mano qua, vedi, quando entra sotto, sempre questo, storto, ok? Qua, con, chiuso, questo, vedete qua, io non vado a scacciare in là, ma io mi lo creato. Cominciano a fare questo, questo è la variazione del piede del gancio, è un gancio, non è una scacciata, perché se lui mi scaccia la pensiero difende, non è spazio per infilare il ginocchio, capito? Si infila il ginocchio per buco che si crea, quindi è proprio il fare quella che si usa, quella di sotto, questa, questo rimane, questo, insomma questi lavori qua, non questo. Questo è un gancio, quindi carica, allora fa tutto, poi spinta la gamba sotto, ok? Vai, guarda ancora un po'. Ce la fai, perché guarda la tua gamba è annullata.
a sapore dell'immondizia, lui casca. Quindi se io sono qua, mi guardo come sta lui, qua, no? Casca. Capito? Tu lo riesci a fare perché è lungo, però il gancio è sempre qua il gancio, ma sempre qui, guarda lui come sta. Inizia a fare pressione qua, ok? Il dettatore fa, non ha nessuna postura. Qua, questo, qua, 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 questo. Ma sai com'è che funziona? Arriva la sua della gara, la sua della gara.
Thank you.
Thank you.
questo. Ma certo, certo.
Quando questa variante ora,
questo lavoro qua, chiudi il braccio con il braccio qui, guardate, io qua, che faccio la mano da qua, faccio questo lavoro qua, con questo discorso, ok, quindi io sto qua, sto trovando questo qua, questo, vedi, chiudo, chiudo tutto, sempre questo. Thank you.
Vai, 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 vai.
Grazie.
sto prendendo il giorno. Thank you.
Thank you.
qua con questo, soltanto lui sta alto, lui sa stare alto qua, torna, mi sposto già qua mi siamo seduti. Lui qua adesso lo sto portando, se mi abbraccia ce l'ho fatto per la spalla, se lui si alza dritto, chiuso, io dico come sto, stesso discorso, esco, carico, vedi qua, no? Carico, vedi, e qui là. Ok? Siamo? Grazie. No, vabbè, c'è la fila. Sì, sì, ah, vai, facciamo una fila. Ma c'è la fila troppo. Due anni di messaggi guardi, ancora ci vado a fare. Ma sapevo già,